Eccoci qua, questo è un topic veramente pazzesco. Caldo proprio. Sì, mi piacerà tanto. Allora, diversi stili di discussione, quindi stili comunicativi nella discussione, diversi stili, come prendere, come discutere, come dire le cose. Ok, allora siamo d'accordo sul fatto che la discussione è necessaria. Tu litighi spesso? Eh sì, guarda, sto passando un momento un po' di merda in questo momento perché litigo, ma in realtà poi serve poi per costruire, quindi in realtà sono contento. Cioè, non è che sono contento di litigare, però comunque so che alla fine con la persona giusta litigare è la maniera migliore per costruire. Assolutamente sì, le persone ci prenderanno per pazzi, però alla fine è dalla discussione che poi si vede quanto una ragazza ci tiene, quanto leadership potresti avere e quanto polso puoi avere. E poi soprattutto gli dà emozioni negative che non fanno mai male, cioè non fanno così poi male. Quindi... Sì, detta così poi adesso ti insulteranno, però adesso, Sì, cioè, esatto. emozione negativa nel senso comunque quando la ragazza merita, quando il ragazzo merita, la ragazza riesce comunque a farglielo notare, farglielo capire, lì hai emozioni negative rispetto a quelle positive. È giusto comunque dare sfumature, mix di sensazioni Sfumature diverse. diverse. Per tenere sempre in hype la conversazione e la conoscenza. Assolutamente sì. Che cosa, qu quanti stili di conversazione, di litigio conosci? Allora, io ne conosco principalmente due, cioè quello magari io ho sempre seguito il tuo, sempre, quasi sempre. Ora ho capito che comunque sto cercando il mio, no? E ho capito che il mio stile è molto umile, ma allo stesso livello molto irriverente. Ti spiego cosa. Io sono, sembra quasi che scherzo, non si sa se sono una persona che scherza quando litigo o se sono serio. Sì. Quindi dico le cose, ma allo stesso tempo con una lieve... nuvola di irriverenza che c'è nell'aria. Tu sei molto più dritto e questa cosa è molto bella. È molto Cosa, interessante. secondo te, Ale, secondo te che cosa dovrebbe fare uno studente? Cioè, quale linea di comunicazione dovrebbe settarsi a livello di litigio? A livello di litigio, in base alle sue emozioni, in base alla sua persona. Io ti dico, all'inizio ero molto, molto, molto duro. Ok. Però sentivo che non era nelle mie corde. Infatti poi, vedendo lo stile che utilizzavo normalmente, quindi il fatto che magari dal vivo utilizzavo la mia irriverenza, ho Sì. trovato molto affine a me nella chat il fatto di utilizzarla anche nelle discussioni e nei litigi. Io Ok. molte volte do le carote, do l'irriverenza e do la discussione, quindi il fuoco, in un unico pacchetto e riesco a farlo tenendo sempre una calma. Cioè, un calmo, quindi ho del tipo non mi fa né caldo né freddo, e quindi quella persona è attratta perché non gli do né caldo né freddo alla conversazione, al litigio in sé. Ok, ma se si Perché? portano male proprio, cioè che sono cattive loro per prime, tu rimani sempre così? No, io sono molto, ecco, in quel caso sono molto irriverente, cioè vado molto sull'irriverenza, non vado proprio sul litigio, vado molto sull'irriverenza. Ok. Quindi non, cioè se la ragazza di base vuole colpirti per farti male, tu nonostante questo rimani sempre, diciamo, molto più. Sono molto serrato, cioè gli do quel fuoco che lei cerca di in qualche modo inculcarmi, ma io non mi vado a irritare, anzi, cerco sempre di tenere quella cosa là, perché il fatto che io che penso sia importante è sempre questo livello qua, cioè nel senso, se tu rimani, se voi due siete su questo livello e lei cerca di sopraelevarti, ok, rimanendo su questo livello, la cosa bella è che lei, se tu sali, lei continuerà sicuramente a salire. Se tu invece rimani sulla stessa cosa, lei sullo stesso livello, lei cerca di salire, ma tu rimani lì, ok, e cerchi di farlo con stile, lei per forza, per parlarti, cercare in qualche modo di tornare a fare questa discussione, deve per forza scendere. Quindi in qualche modo scendendo ti chiede scusa, perché vai in un Non va praticamente. bene commentare con la sua comunicazione cattiva la cosa. Esatto.
un po' un Gesù Cristo della situazione, no? Oh. Ma non hai, non c'è la, diciamo, il rischio che poi questa pensa che tu non abbia il coraggio di aumentare i toni, perché appunto hai paura di perderla, eccetera. No, perché se io non aumento i toni, vuol dire che non mi fa né caldo né freddo. Se io salgo, ok, poi si può salire e poi si può fare con molto stile. Io non voglio salire perché non voglio, ho paura di non tenerla ben stretta a me. Quindi invece facendo così, essendo il mio stile, riesco a tenerla stretta a me perché poi gli faccio vedere che anche se lei cerca di irritarmi, non mi fa niente. E questa cosa, essendo che non mi fa niente, cerca di Sì, attrarmi, di tirarmi via, no? molto filosofica, molto molto bella. Ti sei confrontato con gli altri trainer? Sai come gestiscono loro la parte di litigio? Io so tu che la fai così, poi c'è comunque Giulio che è un po' come me, quindi cerca di. Giulio va ancora più dritto, nel senso che lascia. E cerca di tirarli, cioè cerca di farsi inseguire. Sappia, Manuel? Manuel, ti dico, non l'ho mai visto ancora. Non l'ho mai visto ancora, Manuel. Franci. Franci no, ho visto Davide, e anche Davide è molto interessante. È un po' uno stile tra il mio e il tuo, secondo me. Cioè, non è troppo violento, non è neanche troppo buono, è una via di mezzo. È questo che Sì. mi piace, che ci sono diversi stili di litigi, bellissimo. Dico, il mio non funziona più ormai. Ormai mi hanno capito. È il mio. Ragazzi, che in ascolto fate quello di Ale, perché io proprio vi porto a bruciarvele tutte quante. Ma tu praticamente hai iniziato a switchare perché bruciavi tutte. Cioè, sì, perché sentivo che non era il mio stile. Poi ognuno, cioè, io ti dico. Io lo faccio così perché lo sento mio ed è la mia corda. Poi c'è quello più violento e che c'ha magari più testa calda e magari è bravo a gestirsela così. Io non sono un testa calda e quindi non ha senso per me No, ma è giusto, alterare. giusto. È giusto, è Sì, giusto. sento Ma meglio. l'ultima cosa e poi ti lascio Yes. andare. Perché voglio capirlo anche io, questa cosa qua. Il concetto fondamentale è: ti dice una cosa che ti fa veramente irritare, ti tratta da scemo. Come fai a non irritarti e non Dai, controbattere col tuo dai, sistema? Angelica, dai, però, cioè, se mi irrito io, dai, Angelica, se mi irrito io è un casino un po', nel senso, ok, ci irritiamo entrambi, poi cosa succede? Cioè, ci blocchiamo entrambi, guarda che ti blocco prima io. Ecco, io rispondo così e poi magari ci metto una parte mia profonda. E Ok, ci siamo. non vado a più di tanto, capito? Cioè, cerco anche di spostarla quella cosa là, perché tanto poi alla fine. Cerco di dargli una carota perché comunque magari se litigo c'è un motivo, nel senso che magari mi interessa, ma allo stesso tempo dico guarda che ho anche questa parte irriverente, quindi non so chi blocca prima tra i due, stai È attenta. caratteriale, secondo me, comunque. Molto caratteriale, sì. Assolutamente. Grande Ale, grazie mille. Questa è stata veramente una bella intervista, bella ghiotta. Grazie. Ciao Steve, alla Grande. prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.